Diventare umano come una conquista, camminare, bonificare lo spazio, portando altrove l'acqua putrida e il dolore, edificare e abitare città disperse, viali alberati, piste ciclabili, le cure per non appassire il verme in ostaggio dentro un luogo pensato per avere una vita. Dalla finestra i passanti si vengono incontro decisi sul marciapiede, sembra che siano per prendersi a pugni. Consumare come una conquista, sentire l'odore di nuovo che incide la struttura del cervello, desiderare molte cose e sentirsi molto meglio con in testa un cappello nuovo dell'Adidas. Non provare alcun senso di colpa, oppure provarlo e condurre una lotta con le sinapsi, la mini morte nei piccoli oggetti di plastica, le loro imperfezioni. Farsi violenza, convincere gli altri che sentano il senso di colpa. È importante stare bene sentendosi colpevoli, di essere stati meglio per aver conquistato un paio di scarpe da ginnastica, pensare che sia giusto, scriverlo da qualche parte. Questa è una poesia di Riccardo Innocenti, tratta da Lacrime di Babirussa. Riccardo Innocenti è nato nel 1992 e, dottorando in filologia e letteratura italiana, vive a Grosseto, dove insegna nelle scuole medie. Lacrime di Babirussa è pubblicato da NEM nel 2022 ed è la sua prima opera di poesia. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti.